Va bene, allora io faccio un intervento che cerco di semplificare perché io ho la nettissima sensazione che manchi una volontà politica di fondo ad agire in senso coerente con quello che si dichiara ufficialmente, ma poi appunto non si agisce in senso coerente. Allora, qualche numero, qualche slide. Il primo numero è questo. Negli ultimi 7 anni le banche hanno concesso 5.500 miliardi di dollari di finanziamento alle fonti fossili. Per cui in qualsiasi riunione, in qualsiasi dibattito, di cui vi ringrazio per l'invito, abbiamo sempre questo convitato di pietra che è il mondo bancario e finanziario. Se noi non affrontiamo serissimamente la questione bancaria e finanziaria, ce la raccontiamo tra di noi banalmente, ma i soldi vengono diretti dal mondo bancario finanziario. A questo aggiungiamo quello che finalmente si sta pubblicando in maniera un po' più assidua, proprio a partire dall'anno scorso, da quando c'è stata l'impennata dei prezzi energetici, e cioè il fatto che in un anno, si danno 7 mila miliardi di sussidi alle fossili. Questo chiaramente è un dato globale, chiaro. 7 mila miliardi significa 19 miliardi al giorno. 19 miliardi al giorno di sussidi alle fossili che, badiamo bene, sono soprattutto il mancato pagamento di esternalità, perché circa 500 sono gli sussidi espliciti. Il resto sono mancato pagamento di esternalità, che però in buona sostanza è la stessa identica cosa. È la stessa identica cosa. Sono aiuti senza i quali il mercato delle fossili non starebbe assolutamente in piedi. Quindi, questo cosa postula? Di cosa si dovrebbe parlare continuamente? Qual è la questione centrale? Una corretta fiscalità ambientale. La direttiva europea c'è, la direttiva europea che dice chi inquina paghi. C'è, esiste, ma in pratica non viene applicata. E attenzione, non deve essere applicata solo all'interno dei confini UE, perché è vero, noi emettiamo l'8, 9, 10% del totale delle emissioni climalteranti mondiali. Quindi ci deve essere una vera border carbon tax. Quindi la CBAM, questo strumento che ha iniziato a operare parzialmente in Unione Europea, è qualcosa di cui dovremmo parlare tutti i giorni, perché se vogliamo costringere i produttori fuori Europa a produrre in maniera pulita e quindi avere anche una concorrenza fair, una concorrenza giusta, una concorrenza leale, dobbiamo far sì che il costo dell'esternalità sia internalizzato e quindi un prodotto costi in base a tutta la sua gestione life cycle intera. E questa quindi è la questione fondamentale su cui però si parla veramente molto poco. Così siccome si parla pochissimo, dell'altra questione che ho sentito questa mattina qualcuno che giustamente ricordava le speculazioni finanziarie. Ma signori, da quando nel 2021 i prezzi energetici sono esplosi? Ricordiamoci che le quantità di combustibile disponibile sono state sempre le stesse. Non siamo mai stati in carenza di gas o vuoi di altro. I nostri metanodotti, anzi nel 2022, abbiamo avuto il record che l'Italia ha esportato gas che naturalmente comprava dall'estero, faceva passare per l'Italia e poi rivendeva in altri paesi. Quindi è chiaro che c'è la speculazione, no? Voglio dire, è un segreto di Pulcinella. La crisi 2007-2008, Lehman Brothers, che avrebbe dovuto insegnarci un sacco di cose, non ci ha insegnato niente, o meglio, chi comandava allora comanda adesso. Chi ci vende 300 milioni di barili equivalenti, perché dico equivalenti? Perché ogni giorno noi esseri umani consumiamo 100 milioni di barili di petrolio. Aggiungendo per comodità, per semplificazione, gas e carbone, ecco che possiamo dire che ogni giorno noi consumiamo, quindi compriamo
bruciamo letteralmente, consumiamo nel senso proprio letterale del termine, 300 milioni di barili al giorno. Noi consumiamo come umanità 300 milioni al giorno. Chi ce li vende? È chiaro che vuole continuare a venderceli. È chiaro che vuole continuare a venderceli. Allora, la speculazione finanziaria su questo gioca un ruolo fondamentale, come su tutti gli altri elementi. È in grado di raddoppiare un prezzo senza che ci sia una mancanza, quindi un vero fondamento, uno shortage, una siccità, una carestia, una mancanza di determinato prodotto. Per cui se noi non parliamo tutti i giorni di banche, sistema finanziario e speculazioni finanziarie, noi siamo il topolino, il criceto nella ruotina. Corriamo, 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 non facciamo i conti con chi realmente ha il potere economico finanziario con il quale poi influenza in maniera massiccia la politica. Ho quasi finito. Constato che purtroppo i corpi intermedi non riescono a essere abbastanza efficaci. A più riprese oggi avete parlato di comunità energetiche che dovrebbero essere un qualcosa di cui si parla continuamente. Tra l'altro, uno strumento, tra l'altro, votato all'unanimità, quindi insomma ha un certo significato anche questo, e invece se ne parla pochissimo e ancora male. Quindi anche questo è un segnale. Abbiamo dei corpi intermedi che non riescono a essere sufficientemente efficaci. Corpi intermedi intendo di tutti gli stakeholder, lato consumo, lato produzione, tutti quanti i lati. Giusto 30 secondi, prima ricordavi giustamente la fusione, la fissione. Faccio solo presente cosa dicono gli scienziati, perché noi come soggetto politico siamo fortissimamente science-oriented, science-based, diciamo in italiano, noi ci fondiamo assolutamente sui dati scientifici. Guardate quello che hanno scritto gli scienziati nel loro decalogo per le elezioni del 25 settembre 2022. Su questo decalogo c'è scritto chiaro e tondo: l'energia nucleare è un elemento, non è la soluzione, lo dicono gli scienziati. Quindi questo giusto per chiudere con la querelle appunto sul nucleare. Quindi io concludo dicendo: manca una buona volontà politica. Non c'è la volontà politica, si fanno tante dichiarazioni ufficiali, ma che nascondono, sono un paravento che nascondono invece quella che è la vera volontà politica, che è di allungare il più possibile il brodo. Perché ribadisco, questi 300 milioni di barili che compriamo tutti i giorni garantiscono lauti guadagni per pochi operatori, sempre meno, sempre più ricchi, perché ricordiamoci che l'oligopolio dal 2008 in poi, l'oligopolio si è sempre maggiormente ristretto, le grandi aziende sono sempre meno, i grandi manager guadagnano sempre di più. Ecco, se non parliamo di mondo globalizzato, di finanza globale, di speculazioni finanziarie e di una corretta fiscalità come soluzione principale, continueremo a fare questi dibattiti che ormai io stesso faccio da 11 anni, ma con scarsissimi risultati. Grazie mille e ascolterò il proseguimento.